Ginocchia leggermente piegate. Inspiriamo prendendo pochissima aria dal naso, buttiamo fuori l'aria dalla bocca e lentamente ci curviamo in avanti. Senza esagerare, si inspira, si torna su, petto in fuori, si chiudono le scapole posteriormente, fuori l'aria e si scende un pochino più in avanti. Si inspira, petto in fuori, si chiudono le scapole posteriormente. Fuori l'aria, si scende giù e si fa un pochino più di strada. La testa la lasciamo cadere a penzoloni, le braccia idem. Si torna su, questa volta in espirazione perché il tragitto è più lungo. Uno, inspiro, petto in fuori, pancia in dentro. Due, fuori l'aria e cominciamo ad arrivare verso il pavimento. Se non dovessimo arrivare a terra, siamo autorizzati a piegare un pochino le ginocchia. Uno, inspiro, due, fuori l'aria, srotolo e me ne vado indietro, chiudo le scapole con un pochino più di forza rispetto a prima, inspiro, fermi, fuori l'aria, scendiamo giù, abbassiamo giù la testa, scendiamo un po' di più rispetto al prima e cominciamo a far camminare le braccia in avanti, il carico è tutto sui talloni, uno, inspiro, stiamo fermi, fuori l'aria, due, srotoliamo e ce ne veniamo su. Di nuovo, uno, inspiro, petto in fuori, fuori l'aria, due, scendo in avanti, poggio sul pavimento e faccio quattro passi. Uno, due, tre, quattro. Abbasso la testa, il carico è distribuito circa per il 30-40% sulle mani, per il 60-70% sulle gambe. Abbasso la testa, tiro indietro le spalle, tiro indietro le spalle. Inspiro, fermi pancia in dentro. Faccio tre passi, il quarto è per tornare con le mani allineate, fuori l'aria e torno su. Apro bene le spalle, uno, inspiro, due, fuori l'aria, lungo e lento, lungo e lento, lungo e lento e comincio ad andare un po' in avanti. Un po' di più rispetto a prima, ma sempre seguendo quattro passi. Abbasso il capo, c'è un po' più di carico sulle braccia, ma tiro subito le spalle verso il bacino, quindi libero la testa e il collo. Inspiro, fermi, fuori l'aria. Vado verso i piedi, fuori l'aria, torno su. In caso dovesse finire l'ossigeno, la riprendo e poi continuo di nuovo a ispirare. Prendo aria, fuori l'aria, uno. Scendo giù, due, faccio tre passi, il quarto è per portarmi con le mani allineate, abbasso la testa, in questo momento cominciamo ad avere il peso distribuito 50% sulle mani, 50% sulle gambe, abbasso le spalle, da qui, uno, scendo con le ginocchia a terra, due, riporto il sedere al soffitto, testa sempre bassa, uno. Scendo giù, sfioro con le ginocchia al pavimento, abbasso sempre le spalle. 2, fuori l'aria, schiaccio e mi allungo. 3, scendo con le ginocchia verso il pavimento. Me ne rivado su, pancia in dentro, inspiro. Fuori l'aria, scendo, scendo, scendo. Sfioro il pavimento, fuori l'aria, salgo. L'ultimo, inspiro. Fuori l'aria, scendo, 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 scendo. Inspiro, fuori l'aria, salgo. Tre passi, uno, due, tre, il quarto è per mettermi in posizione, fuori l'aria, torniamo su. Srotolo, rimango un pochino a petto in fuori, con le scapole chiuse posteriormente, la testa leggermente in estensione, pancia in dentro, inspiro. Fuori l'aria, questa volta scendiamo mobilizzando le spalle che abbiamo appena iniziato a lavorare. Scendo giù, scendo giù, scendo giù, scendo giù, scendo giù. Arrivo al pavimento, me ne vado in avanti. Tre passi, quarto per mettermi in posizione. Uno, scendo con le ginocchia. Due, sposto la schiena in avanti. Faccio cadere il bacino ma senza andare in estensione. Leggera contrazione glutea, quindi leggerissimo bacino in retroversione. Tiro indietro le spalle. Pancia in dentro, allungo solo la testa che la tiro fuori dalla colonna vertebrale. Lavoro di braccio e di pettorale, addome stretto. Uno, inspiro, me ne rivado giù dietro. Due, fuori l'aria, allungo. Se riesco da questo momento in poi distendo anche le ginocchia, altrimenti le lascio flesse, va bene lo stesso. Tre passi, uno,
stretti, non larghi, stretti. 3, mi fermo qua. 4, inspiro. Fuori l'aria, come le spalle fossero una carrucola. Salgo su, salgo, 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 salgo. Inspiro, fuori l'aria, scendo giù. Andiamo a fare la seconda ripetizione. Scendo, 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 scendo. 3 passi. 1, 2, 3. Il quarto lo porto sulla stessa altezza. Burovesciata. 1, scendo. 2, sposto il corpo. 3, stavolta sollevo le gambe. La seconda ripetizione di questo esercizio. Pancia in dentro, gluteo leggermente stretto. Accenno un piccolo piegamento. Stringo i gomiti. Piccolo. Senza salire con le spalle non si muovono. Ritorno su. 5 piegamenti. Ne abbiamo fatto uno. Fuori. Se riesco è fuori l'aria a scendere, fuori l'aria a salire. Fuori l'aria a scendere, fuori l'aria a salire. Fuori l'aria a scendere, fuori l'aria a salire. L'ultimo, fuori l'aria a scendere, fuori l'aria a salire. Uno, poggio. 2, porto il sedere indietro. Se è troppa la distanza, la abbrevio, non ci sono problemi. 2, sollevo. 3, allungo in burovesciata, testa bassa, subito. Imposto le spalle, 4 passi, 1, 2, 3, 4, piego ginocchia, srotolo su, mobilizzo le spalle, salgo, 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 inspiro, fuori l'aria, scendo, fluido, 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 poggio, i miei passi, mi allontano, 1, burovesciata, abbasso le spalle, le tiro indietro, distendo le ginocchia, se non riesco le lascio piegate, 2, piego, 3, sposto un poco le mani, 4, vengo in posizione, pancia in dentro, la priorità la diamo alla colonna vertebrale, l'allenamento delle braccia viene successivamente insieme a quello del petto, priorità alla colonna, pancia in dentro, le mie 5 ripetizioni, 1, scenderò un poco più in basso, 2, se vedete i miei gomiti sfiorano il corpo, 3, inspiro, 4, l'ultimo, fuori l'aria 5, questa volta poggio, stendo, posizione di tavola. Il sedere spinge indietro, la testa esce fuori in avanti. I talloni spingono indietro, la testa esce fuori in avanti. Pancia indietro, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, torniamo su per l'ultima volta, 1, piego, 2, porto indietro, 3, sollevo in burovesciata, ho già dato tutte le possibili progressioni, comincio a spingere un po' più in allungamento, 4 passi stretti, 1, 2, 3, salgo, srotolo su, mi blocco in leggera estensione, cambio il verso, dai che è l'ultima, scendo giù, poggio, i miei passi, mi allontano, prima allungo in burovesciata o a ginocchia piegate o a ginocchia tese. Pancia in dentro, 10 secondi, spingo i talloni giù. Quando stiamo in burovesciata, anche se stiamo lavorando le braccia, eseguiamola nella maniera più corretta. Parte sotto del gluteo, vuole andare sempre al soffitto. Scendo, 1, ginocchia, 2, mi sposto in avanti, questa volta subito posizione di tavola. Sollevo il bacino spingendo i talloni indietro, faccio solo 2 ripetizioni, pancia in dentro, 1, scendo e salgo su spingendo sempre i talloni indietro, occhio a non far muovere le spalle, 2 e ritorno su, piego le ginocchia, sollevo, vado in tenuta come abbiamo fatto all'inizio circa qualche minuto fa, tengo la posizione, pancia in dentro, 10 secondi da qui, 9, 8, 7, 6, testa che esce fuori, ci deve essere sempre una sensazione di lunghezza, 5, 4, 3, 2, 1, ritorno giù. Mi allungo con il sedere sui talloni, fronte a terra,
porto le braccia al soffitto, libero un braccio, porto libero il secondo, porto, stendo più che posso. Sempre con il sedere sui talloni e la fronte a terra. Apro bene il petto. Torniamo su lentamente. Lasciamo le braccia, le portiamo giù a terra. Veniamo seduti sulle gambe, gambe incrociate o sulle ginocchia. Sciogliamo semplicemente le braccia da qui in maniera molto molto semplice, senza muovere la colonna. Un braccio, un arto superiore va in intrarotazione. L'opposto va in extrarotazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso sostare nell'abbinamento che mi risulta più difficile. Nel mio caso è questo. Mantengo, aggancio le braccia e respiro solamente. Mollo, se voglio posso fare l'altra parte o bypassarla. Palmo della mano che guarda l'avanti, petto in fuori, testa leggermente in estensione come abbiamo fatto precedentemente, chiudo le scapole posteriori, faccio tre belle respirazioni, prendo aria, a petto ampio, quando prendo aria tiro ancora di più le spalle indietro perché aumenterà la tensione sui pettorali. Inspiro, petto in fuori, fuori l'aria, pancia in dentro e non mollo il petto. Inspiro, petto in fuori, fuori l'aria, pancia in dentro e non mollo il petto. L'ultimo, inspiro, petto in fuori, fuori l'aria e non mollo il petto, poi alla fine lascio. Era la nostra mini routine sull'allenamento delle braccia, tricipiti soprattutto a qualcuno molto cari, spalle e zona pettorali. Condividi la lezione con chi pensi abbia la necessità di rinforzare e di allungare la parte sopra, ma anche con le persone che hanno la necessità di aprire il petto e di mandare un pochino le spalle posteriori. Grazie per avermi dedicato tempo, ci vediamo al prossimo video.